Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video vlog. In questa nuova serie di video viaggeremo assieme alla scoperta delle isole Tremiti, che come state vedendo sono un piccolo arcipelago al largo delle coste pugliesi. Spero vi possiate divertire con me, vi lascio al video, buona visione. Siamo arrivati a lasciare la macchina, adesso direzione treno, prima metro poi treno. Bella raga, siamo a Centrale, si va a prendere il treno. Ovviamente è il binario più lontano della storia di tutto quanto, giustamente, no? Bella raga, stiamo viaggiando in treno. È la 1:22. Dovremmo arrivare alle 4 a Pescara, quindi ci vediamo lì quando scendiamo tra poco. Aggiornamento delle 4:23, siamo alla stazione di Pescara. Tra un'oretta abbiamo il treno per Termoli, quindi direi che ci aggiorniamo poi dopo a Termoli. Bella. Non capisco niente. Bella raga, siamo arrivati a Termoli, adesso andiamo al porto. Il nostro mezzo di trasporto, me lo compri, me lo regali Giulia questa barca? Giorno 2 o giorno 1? Oggi esplorazione dell'isola perché il tempo non è di migliore, è un po' velato. Stiamo capendo se ci sono dei punti fattibili dove mettere il kayak e anche dove fare, diciamo, scendere giù a mare, perché è tutto molto a strapiombo. Vi faccio vedere un po' le rocce come sono. Come vedete sono tutte molto taglienti. Ripido ma fattibile comunque, più o meno. Adesso vlog un po', siamo in direzione Calamatano, che quando devo parlare c'è sempre silenzio. Temperatura sui? All'ombra 26, al sole 28. Arriviamo e vi diciamo com'è la strada, ma dovrebbe essere semplice arrivarci. Questa mattina siamo andati col kayak in una grotta, non so se avrete visto, se avete visto qualche spezzone, perché non ho vloggato, solo fatto dei video. Nel caso vi lascio adesso le clip. Quella era la grotta, come si chiamava? Com'è che si chiamava la grotta di stamattina? Ma come, da? Stamattina abbiamo visto la grotta della Medusa. Vi lascio le clip. Incredibile, durante il percorso troviamo la casa di Lucio Dalla. Ora ve la faccio vedere. Ora vi faccio vedere la casa di Lucio Dalla, che è qua e si può anche affittare. Sentiero impervio per noi. Aia. Ok, abbiamo finito le scale. Ora siamo arrivati a questo spiazzo, si prosegue in questa direzione, qua si scivola un botto. Ah no, ci sono le scale, andiamo una sbirciatina di qua, ma di qua? Sentieri a casa, ma anche di qua, qua ci sono gli scogli. Lì si vede la spiaggia, attino, molto piccolo. Scendiamo di qua? Cioè lo scoglio ma è liscissimo, nel blu dipinto di... Sì, mi muovo. Ce la possiamo fare, eh? Metti un piede lì. Davide. Madonna. No. Siamo arrivati sugli scogli. Cosa dici? Questa è la spiaggia, magari tra poco ci andiamo, mentre ora qua siamo sugli scogli. Panoramica scogli. Con questo bellissimo albero. Oh, oh, cosa fa? Oh, oh.
Grande! Sentirò scendere la spiaggetta. Com'è questo? Meglio, no? Molto meglio, devi dire. Ci sono le scale qua, cosa vuoi di più? Abbiamo finito la sosta a Calamatano, adesso vi faccio vedere la vista da qua in alto, che è tanta roba. Diciamo che questo vlog è molto frammentato, ci sono pezzi di pomeriggi, mattine, salti temporali incredibili, ma spero vi lo apprezzate comunque. Raga, oggi siamo di mattina, stiamo andando alla Cala, oppure la grotta, non so quale sia delle due, delle viole. Dovrebbe essere molto suggestiva, tanto qui il sentiero è sempre lo stesso, ovviamente è un sentiero che gira tutta l'isola e ogni tanto ci sono le discese per le calette. Come vedete, prima deviazione che porta allo scoglio dell'elefante giù di qua, ma qua soffriamo un altro giorno. Ora si prosegue, siamo arrivati. Non è che c'era un altro sentiero, tipo, c'era un'altra discesa, dico, no? Ci sono due sentieri che portano a questa grotta, abbiamo preso il primo che è un po' più lontano. La grotta è di là, cioè dietro di là, quindi ora saliamo e scendiamo più avanti. Ecco infatti il primo sentiero. Olè! Spettacolo, bellissimo, non so se si vede, aspetta. Di no, devo alzare un po' la luminosità. Spettacolare. Ci sporgiamo per il contenuto. Ma è bellissimo, è una piscina tipo grottesca. Raga, ma che ansia, cazzo, altissimo di qua, paurissimo. Non capiamo come cazzo si scende. Forse era giusto il sentiero di prima, perché questo qua te lo fa vedere dall'alto. Solo che noi dobbiamo andarci, o si arriva solo a nuoto, oppure era l'altro sentiero dagli scogli. Niente, torniamo indietro al secondo sentiero, il primo che abbiamo incontrato, e ci butteremo in acqua da lì, per forza, non c'è altra alternativa. Eccoci a quello corretto. Ci siamo tuffati da là. Eravamo lì prima, non ci siamo sporti, eravamo lì. Bello però. Sì. È stato bello, tutto blu, è bellissimo. Posso vedere. Adesso entriamo nella grotta e niente, facciamo il giro e torniamo. Eccoci usciti dall'acqua, è stato molto bello, ovviamente visto le riprese.
a parte i barconi infami che vengono a portare la gente a vedere 30 secondi la grotta, che piuttosto ti tirano sotto più che fermarsi. Eccoli i campioni! C'è comunque un'acqua super cristallina, non c'è sporco. Sembra di essere in una piscina naturale, veramente è una roba incredibile, bellissima. Niente, unica pecca di queste calette penso siano le barche, che barche, barchine, barchette che rompono il cazzo troppo. Si conclude qui questa escursione, ci vediamo in qualche prossima caletta o questo pomeriggio, non lo so.